Ben ritrovati a Bike Mozioni, speciale Giro d'Italia. È una delle squadre più datate del mondo del ciclismo. Vive nel professionismo dal 1985. Negli anni sono cambiati sponsor e qualche nome, ma la Lotto è rimasta sempre. Stiamo per l'appunto parlando della Lotto Soudal. A questo Giro d'Italia si presenta con una squadra che va a caccia soprattutto di volate e anche di qualche tappa nel corso del giro. Il capitano naturalmente è Caleb Ewan, il grande velocista australiano che si presenta al via a distanza di 2 anni dalla sua ultima partecipazione nel 2017, dove trovò anche il suo unico successo. La Lotto si presenta a questo giro con una squadra capace di aiutare il proprio capitano alla conquista di qualche volata. Caleb Ewan potrà dunque contare su un ottimo treno a sua disposizione. Avrà sicuramente come ultimo vagone Jasper De Boist. Sarà importante alla causa anche l'appoggio di Marcischi e Van der Sande, corridore dal buono spunto che potrà provare in qualche corsa anche un accenno di fuga. Uomo importante per il treno che occorrerà a Caleb Ewan anche il tedesco Roger Klug, che vanta anche una vittoria al Giro d'Italia del 2016. In squadra sono presenti anche due grandi specialisti nelle fughe. Stiamo parlando di due belgi, di Yel Van Endert, capace anche di vincere una tappa al Tour de France e che torna al Giro d'Italia per la terza volta in carriera, dopo il 2009 e il 2016. Ma poi, soprattutto, c'è la presenza di Thomas De Gendt. Il belga ha centrato un clamoroso terzo posto al Giro d'Italia del 2012, al quale però non è più riuscito a ripetere la prestazione fatta in quell'anno. Infine, completa la formazione della Lotto Soudal uno dei nomi più importanti di questo 2019 del ciclismo. Stiamo parlando del recordman dell'ora, del campione europeo in carica a cronometro. Stiamo parlando di Victor Campenaerts. A lui ci sarà sicuramente il compito di guidare i suoi compagni nella cronometro a squadre e, soprattutto, di provare a strappare qualche successo nelle corse contro il tempo, dove lui è maestro e ha già dimostrato in questa stagione di poter battere chiunque.